Grazie Presidente. Ministro, buongiorno. Siamo a chiederle in riferimento alle cooperative sociali, ma soprattutto rispetto al loro rapporto, al rapporto di esse con la gestione dell'immigrazione, per cui la gestione dei profughi, relativamente ad alcune questioni che sono uscite, soprattutto rispetto alle indagini di Mafia Capitale, dove il capo della corruzione diceva che il business dell'immigrazione è molto più redditizio di quello della droga, o ai casi relativi di collusione tra la politica e le cooperative sociali, parlo soprattutto del centro di accoglienza di Mineo a Catania. Siamo per cui a chiederle se le cooperative coinvolte nella gestione dei profughi hanno snaturato la loro funzione sociale di compensazione di quel gap dal punto di vista del welfare e delle mancanze dei servizi da parte dello Stato, quante sono le cooperative coinvolte nella gestione e quanto è Grazie. il giro economico? Grazie, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Grazie, onorevole, grazie Presidente. Con questo atto ci si chiede di conoscere quante siano le cooperative impegnate in attività connesse ai flussi migratori e l'entità economica dei relativi appalti e delle relative assegnazioni dirette. Debbo dire che questa interrogazione è stata rivolta al Ministero del Lavoro, ma le competenze di merito rispetto a questi argomenti non sono del Ministero del Lavoro, ma sono del Ministero dello Sviluppo Economico per quanto riguarda il tema del controllo, della verifica e della vigilanza sulle cooperative e del Ministero degli Interni per quello che riguarda le tematiche dell'immigrazione, la gestione dei CARA e tutte le altre attività di accoglienza. Comunque, detto questo, io ho cercato di recuperare elementi di informazione dai ministeri competenti e pertanto rispondo sulla base degli elementi forniti dai ministeri competenti e interpellati a questo riguardo. Il Ministero dello Sviluppo Economico, che ha competenza in materia di vigilanza sulla cooperazione, in virtù del decreto legislativo 300 del 99, ha rappresentato, ci ha comunicato, di aver avviato un programma di ispezioni straordinarie che comprende anche le cooperative indicate nel presente atto parlamentare, quindi è in essere questa azione del Ministero dello Sviluppo Economico. Più specificatamente, per quanto riguarda il tema oggetto del presente atto parlamentare, preciso che la competenza è del Ministero dell'Interno, sebbene con riferimento ai minori stranieri non accompagnati sia competente il Ministero che rappresento. Segnalo tuttavia che in forza della legge di stabilità del 2015 il Fondo per i minori stranieri non accompagnati, istituito presso il Ministero del Lavoro, è stato a sua volta soppresso e trasferito presso il Ministero degli Interni, che ha istituito un fondo analogo. Relativamente ai quesiti posti dagli onorevoli interroganti, faccio presente che il Ministero dell'Interno ha rappresentato che le cooperative sociali che a seguito di gara gestiscono i centri di accoglienza governativi, centri di identificazione ed espulsione, CIE, centri di assistenza richiedenti asilo, i CARA, centri di primo soccorso e accoglienza, CPSA, centri di accoglienza, CDA, sono le seguenti. Cooperativa Auxilium, che ha in gestione il CARA di Castelnuovo di Porto, CIA di Bari, CARA di Brindisi e CARA di Caltanissetta. Cooperativa Hospes, che ha in gestione il CARA di Foggia, la cooperativa Sisifo, che ha il CARA di Mineo, la cooperativa Badia Grande, che ha in gestione il CARA di Salina e il CIE di Trapani, Casa della Solidarietà, Consorzio di Cooperative Sociali, che ha in gestione il CARA di Cagliari, la cooperativa GEPSA, che ha in gestione il CIE di Roma. Quanto invece ai centri di accoglienza temporanei, il Ministero dell'Interno ha comunicato di non essere in grado di fornire il numero esatto delle cooperative sociali impegnate nella gestione dei 1.687 centri di accoglienza temporanei e di necessitare di ulteriori comunicazioni da parte delle prefetture. Conseguentemente, ad oggi non è possibile quantificare con esattezza il complesso degli oneri degli appalti o Concludendo. delle assegnazioni dirette gestite dalle cooperative. Grazie, ha facoltà di replicare l'onorevole Guidesi per 2 minuti. Ma Ministro, io la ringrazio della risposta, pur essendo una risposta assolutamente soddisfacente. Noi chiederemo conto dell'indagine che lei ci ha annunciato essere aperta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e chiederemo altresì conto al Ministero dell'Interno rispetto alla gestione dei centri di accoglienza. Per
Le dico questo anche in un'ottica che riguarda strettamente le cooperative sociali e la loro forma giuridica rispetto al fatto che esse nascevano con uno scopo lodevole e ben preciso, che era quello di compensare le mancanze dal punto di vista sociale dei servizi assistiti da parte dello Stato e degli enti locali. E in questo caso parliamo della gestione dei profughi, questo servizio dal nostro punto di vista sembra non esserci assolutamente, proprio perché c'è una situazione di coinvolgimento da parte di queste cooperative, colluse spesso con la politica, che approfittano di questa situazione, di una situazione creata dal vostro governo e che fanno business attraverso l'immigrazione. Per cui noi continueremo a chiedere fortemente una verifica, ma soprattutto attenzione alla questione, perché dal nostro punto di vista queste cooperative hanno perso lo scopo sociale e sono finalizzate solo ed esclusivamente al lucro e ad un business che voi stessi gli avete dato la possibilità di attingere. Grazie.